Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, questo video che è praticamente un vlog, allora volevo farlo semplicemente solo per avvisare anche voi, perché dato che ho avvisato su Instagram e chi mi segue su Instagram lo sa già, invece chi non mi segue perché non ha Instagram, giustamente volevo avvisare anche su YouTube. È un po' difficile fare questo video perché ho un dolore praticamente di fianco alla pancia, che è sul destro di qua. E le prime clip che avete visto, cioè voglio dirvi cosa è successo e che cosa ho, per chi ovviamente mi segue, per chi... Cioè, diciamo, c'è un'amicizia anche su YouTube. E a prescindere, vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in privato su Instagram. Siete state in tanti, non me l'aspettavo. E grazie per chi mi ha scritto e che, diciamo, si è preoccupato di me, in poche parole. Allora, avete visto 2, 3, 4 clip per il semplice fatto che la mia mente non era che dovevo registrare questo vlog, ma era che, vabbè, sto facendo le clip di Instagram, allora le faccio anche, faccio un mini vlog per YouTube anche. Per cui, a prescindere che stavo male, e era un po' difficile riprendere tutto, per cui ho ripreso solo il necessario. Comunque, vi spiego in breve cosa è successo. Io sabato sera, anzi pomeriggio verso un po' tardi, mi sono sentita un po' male. Avevo un dolore, ma piccolo. E non ci ho fatto caso, ho detto vabbè, è un dolore come tutti gli altri che giustamente, come faccio sempre io, lascio sempre andare quando ho qualcosa che non va. Il giorno dopo, alla domenica, alla mattina è iniziato a peggiorare. Poi peggiorava anche di pomeriggio e non ce la facevo più. Alla fine, allora i miei volevano che andavo al pronto soccorso e io ho detto: ma va, ma cioè, è una cosa che non penso che sia, che esagerano. Poi dopo allora fa: vabbè, aspettiamo lunedì mattina, vediamo se ti passa e stop lì. Io lunedì mattina dovevo andare a lavorare, dovevo alzarmi alle 5 del mattino e andare a lavorare alle 6. Alle 5, quando mi sono alzata, il dolore ha peggiorato moltissimo, non ce la facevo alzarmi, non riuscivo ad andare in bagno, non riuscivo a fare niente. E allora ho deciso ovviamente di avvertire il lavoro dicendo non vengo a lavorare perché sto male. Ho deciso di andare dal dottore e il dottore mi visita e mi fa: dovrebbe essere un'appendicite. Io l'ho guardato, mi sentivo male. Allora fa: per essere sicuri, facciamo dei controlli, per cui io ti dico di andare al pronto soccorso o all'ospedale. Alla fine ho deciso di andare all'ospedale. Poi ho pensato, ho detto, ma quasi quasi vado in pronto soccorso invece di andare all'ospedale, perché all'ospedale pagavo e invece al pronto soccorso no. Alla fine ho detto, vabbè, vado al pronto soccorso. Io sapevo che ci voleva 4 ore, ma non così tutto il giorno. E sono arrivata lì che erano le 10 al pronto soccorso. Mi sono iscritta perché ti dovevi iscrivere, ti dovevi dare il codice fiscale, eccetera. E poi mi fa: vabbè, attendi e poi ti faremo i controlli, no? Va bene. Le 11, le 12, l'una, niente. Erano passate più di 5 ore, non ho fatto neanche una visita. Alla fine mi hanno chiamato, erano quasi le 4 e mi hanno detto: vieni che ti misuro la pressione, il battito, eccetera. 2 volte, anzi 3 volte me l'hanno misurata. Battito, pressione, 3 volte. Ripetevo sempre le stesse cose perché loro mi facevano sempre le stesse domande.
e gli dicevo: sì, ho un dolore qua. Scusate, ma c'è il mio cane che fa dei versi. E ripetevo sempre le stesse cose. E poi, alla fine, mi fa: devi fare l'ecografia. Perché non volevano dirmi che cosa avevo, non sapevano neanche loro che cosa avevo. Poi abbiamo fatto le lastre. Allora, prima ho fatto le lastre di tutto il corpo, mi hanno visto praticamente tutto. E lì, boh, non mi hanno dato niente. Cioè, da quello che ho capito, che lì è andato bene. Poi, quando ho fatto l'ecografia, che sono entrata dentro e l'ecografia l'ho fatta, che erano praticamente le 6 di sera, per cui calcolate tutto quel tempo, vabbè, e alla fine sono entrata, ho fatto l'ecografia, guardavo quello che c'era nella pancia, sul sinistro non c'era niente, per fortuna, in mezzo ancora meglio, non c'era niente. Quando si è spostato di qua, che iniziava a schiacciarmi con quel coso lungo, dove guardi praticamente, non so come si chiama comunque, che c'era il gel e faceva anche tanto fastidio, sul fianco destro si vedeva una tipo una palla bianca, però aveva tipo la testa e un corpo piccolino dove praticamente era bianco, ma stava lì fisso, non si muoveva, era solo lungo. Adesso non so quanto era lungo perché ce l'ho scritto, ma non credo che vi interessi. Ma era bello lungo, era grande questo coso. Alla fine mi fa: cavolo, è brutto. Io l'ho guardato, il medico, gli faccio: no, ti prego, dimmi che non è una cosa grave. Perché io all'inizio stavo, cioè, ero preoccupata, ero agitata, non sapevo cos'era, non volevano dirmelo. Alla fine poi ho controllato bene, mi fa: controlliamo bene. Ha controllato 3 volte. Guarda e fa: poverina, praticamente hai una cistite ai calcoli. Io l'ho guardato e gli facevo: cos'è? e il dottore fa: non è grave, però non ce l'ha infiammato per il momento, però se si infiamma va tolto. In poche parole, ti dobbiamo operare e va tolto, cioè operare in senso mi tagliano la pancia. E c'è il pezzettino di pancia qua di fianco, e da quello che ho capito è che me lo tirano via. Ovviamente se c'è questo coso che me lo tirano via non succede niente, perché posso vivere anche senza. Il problema è che quando ce l'ho addosso, cioè ce l'ho dentro, e dà fastidio, fa male. Io mi hanno lasciato una settimana di riposo e questa settimana me la godo tanto, perché non riesco a muovermi, non riesco a fare niente. Questo braccio riesco a alzarlo, ma poco, perché se lo alzo, inizio a alzarlo di più, mi fa male, mi tira tutto. E cioè, in poche parole, ce l'ho qui sotto e mi fa male. Infatti adesso io sono seduta, ma faccio fatica un po' a respirare, perché respirando mi fa male. E giustamente, stando seduta mi fa male ancora di più. Se mi sdraio nel lato sinistro, cioè non mi fa male, però se mi sdraio nel lato destro inizia a peggiorare, mi fa male il dolore. Quello che è successo praticamente lunedì, oggi è martedì, il giorno dopo ero stanca, non è che sono tornata, che erano le 10 di sera. Calcolate 10 del mattino con 10 di sera, io mi sono sparata perché stavo morendo, non ce la facevo più. Poi non ho neanche mangiato, perché non mangiavo, cioè dalle non ho fatto neanche colazione, perché sono andata subito dal medico, dal dottore, poi sono andata immediatamente a pronto soccorso perché non ce la facevo più, mi faceva male. Mi hanno dato qualche pastiglia, qualcosa da, però non mi, cioè, mi faceva ancora più male il dolore. E non è successo niente, poche parole. Cioè, sono rimasta. Allora, la cosa che mi ha dato più fastidio è che ci abbiamo messo un casino per fare solo dei 2 analisi. Cioè, io sono rimasta. Ok, che non c'ero solo io, però sinceramente non si fa così. Cioè, ci doveva essere un'organizzazione e tantomeno dei medici
che facevano la loro parte. Invece ci sono quelli che stavano al telefono, seduti, se ne sbattevano. Puntini, puntini, non posso dire parolacce, me lo devo ricordare perché sennò mi banna. Spero che non sarò bannato su questo video, perché non so, ormai YouTube ha cambiato praticamente tutte le regole e devo stare attenta su quello che dico, su certe cose. Comunque, questo è il risultato. Io ho ancora il cerotto perché mi hanno praticamente bucato la mano, come avete visto su YouTube, cioè su YouTube, su Instagram e in qualche clip, perché avevo qua l'ago. Non riuscivo neanche ad andare in bagno perché mi faceva male, se muovevo il braccio con questo ago qua che tirava faceva male, poi avevo la mano gonfia, e forse ce l'ho ancora un po', adesso ho ancora abbastanza gonfia. Era viola, non riuscivo a muovermi, cioè, dato che non riuscivano a trovarmi la vena qua per bucarmi, allora alla fine me l'hanno bucata sulla mano. Infatti ce l'ho qua, adesso lo tolgo, perché stamattina, cioè oggi pomeriggio andrò dal dottore di nuovo per, diciamo, vedere cosa posso mangiare, perché sinceramente non so neanche io se posso mangiare normalmente o devo stare attenta. E niente, questo è quello che è successo. Mi hanno anche dato il braccialetto. No, allora, io ero braccialetto verde, per cui non ero urgente, ma col dolore che avevo l'urgenza aveva, cioè, aveva voglia di urgenza, cioè mi faceva male, come adesso mi fa ancora male. Poi 50.000 carte, come vedete, che ovviamente non posso farvele vedere per privacy, per cui io posso dire solo quello che è successo e qualche clip che ho fatto. E niente, ero stufa di stare lì. All'inizio, quando mi fa ti lasciamo andare a casa, io l'ho guardato e gli faccio: no, io vado a casa, perché io in ospedale non ci torno, cioè non ci vado ancora stare lì 2 giorni di seguito. E allora gli faccio: meno male, gli faccio, perché io lì non ci volevo stare. Poi avevo il cellulare scarico, per cui per fortuna cioè il mio cellulare è resistito fino a quando sono andata a casa, perché stava morendo, non avevo batteria, non avevo neanche il cavo, non avevo niente, non avevo fatto, no, tu mi lasci andare a casa, perché per il momento io sto bene, cioè ok che poi se hanno detto che non è una cosa grave, spero, perché neanche loro sapevano sinceramente. E quello che è successo, e io volevo appunto dirvelo, per cui voglio già avvisarvi che questa settimana, cioè martedì, vabbè, io questo vlog lo pubblico giovedì, non lo pubblico oggi, che per me è martedì, perché giustamente voglio stare tranquilla. Anzi, volevo farvi vedere anche le pastiglie che devo prendere, che sono delle punture, e non so se farle insieme, farvi vedere le punture, se riesco, perché a me mi hanno dato queste punture, che adesso non ce l'ho, devo andare a prenderle in farmacia, da fare, credo sulla pancia, sul fianco destro, non lo so. Solo che a me le punture divento agitata, cioè tutto fuori di me, non riesco a vederle, non riesco a sopportarle, sono obbligata a farle fino a venerdì, per cui diciamo che in poche parole mi tocca farle, per cui volevo farvele vedere e vedere se riesco a farmele da sola, allora ve le faccio vedere. Se no devo chiedere a mio nonno o a qualcuno, perché la mia famiglia non vuole farmele perché ha paura, per cui ha paura di farmi le punture. L'unico che li sa fare è mio nonno o forse mia zia, per cui adesso dovrei chiedere a loro. E dovrebbero essere punture quelle piccole, con l'ago piccolo. Non lo so, ma le devo vedere. Se mai, appunto, continuo il video per farvi vedere questo medicinale con queste punture. Allora, la prossima settimana non vi aggiorno, non vi dico se sto bene, se sto male. Per chi mi segue su Instagram lo saprà lì. Per chi vuole essere aggiornato, giustamente c'è la mia email, che sotto c'è tutto, sotto l'info box. E niente, per cui non voglio diciamo continuare
a fare un altro vlog su questo genere, perché cioè, boh, poi non so neanche se certa gente gli interessa, però volevo dirvelo per il semplice fatto che se per caso succede anche a voi, giustamente almeno so, cioè almeno sapete come dovete fare. Per cui ve l'ho già detto, cioè vi dico la mia esperienza e almeno sapete appunto se vi succede anche a voi questa cosa o vi succederà, almeno sapete come fare. Ok, faccio un po' di fatica a respirare, sarà boh, perché non so perché, ma ogni tanto quando faccio fatica a respirare mi fa male. Boh, chissà. Comunque questa cosa mi è venuta praticamente così, cioè dal nulla, non sapevo niente. All'inizio, boh, quando mi avevano detto appendicite, cioè mi è venuto un infarto. Poi vabbè, all'inizio poi ero agitata, fino a quando non ho fatto l'ecografia ero agitata, cioè stavo male di tutto di più. Per fortuna non è una cosa grave, c'è chi stava peggio. Ho visto l'ospedale intasato di persone che stavano male, c'era di fianco a me anche il mezzo pronto soccorso pieno di Covid, ho visto una signora che aveva il Covid tutta, diciamo, con la mascherina, stava malissimo. Ho visto di quelle cose in ospedale che mi è venuta l'ansia, avevo paura. Poi ero da sola perché, cioè, sì, il mio ragazzo che mi ha aspettato fuori per il resto di tutto il giorno, anche lui, e infatti lui non è andato neanche lui a lavorare, è stato con me tutto il giorno, solo che non poteva entrare e i parenti dovevano stare per forza fuori. Io ero da sola, non mi annoiavo, non sapevo cosa fare, avevo il dolore, ma per fortuna riuscivo a reggere. E ogni tanto io non so, certe cose riesco a reggere, ma quando iniziano a peggiorare, a far male, non riuscirò a trattenere i dolori. A parte che io con i dolori, guai. E niente, questa è stata la mia esperienza. Spero di non ritornarci più. Adesso devo fare delle visite chirurgiche per vedere se va tutto bene su questa cosa. Io spero che entro venerdì mi passa tutto, mi passa il dolore, che non ho più... Allora, questa cosa rimane, perché mi ha detto che rimane, resterà lì. L'unica cosa che passerà il dolore. Spero, perché se non passa il dolore si infiamma, perché adesso non ce l'ho infiammato. Ma se passa il dolore e si infiamma, giustamente mi tocca... Cioè, lo devono per forza togliere, perché sennò può causare altri danni. Da quello che mi hanno fatto capire. È la prima volta che mi succede in tutta la mia vita, non mi è mai successa questa cosa, è arrivato tutto all'improvviso e boh, non lo so. Non so perché, ma vabbè. Io ovviamente non mi lamento, perché spero di essere fortunata che questa cosa non peggiori, perché pensare che mi devono tagliare, operare, cioè, viene... Non so, divento ancora più agitata. E niente, se mai ci vediamo dopo vi faccio vedere le punture. E basta. Comunque questo vlog poi lo concludo normale, così. E questo vlog lo vedete giovedì. Martedì non ho pubblicato niente e non pubblico niente, perché per me è ovviamente martedì. E le prossime settimane vedete i video che ho già registrato nel mese di ottobre, per cui ci saranno 3-4 video già pronti, già registrati, che metterò quelli. Poi da dicembre vedrò se riuscirò a fare video nuovi, perché dipende tutto da questa situazione, dipende tutto anche dal lavoro, perché adesso sì, sono a casa, ma mi devo riposare, non è che mi sto al computer a montare il video, cioè l'unico video che monto è questo e basta, poi basta, cioè voglio riposarmi, stare lì. L'unica cosa che farò è guardare tutti i video delle youtuber, di tutte le persone che seguo, che ovviamente sono
diciamo, non ho ancora visto tutti i video che voi avete pubblicato, per cui andrò a vederli tutti in questa settimana. E niente. Per cui, niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Cioè, per voi sono video registrati, per me saranno almeno 2-3 settimane con i video nuovi che dovrò registrare ancora. Io vi saluto adesso, però ci sarà il continuo del vlog. Anche se questo vlog dura tanto, però dovete, cioè, concedermi il vlog che dura tanto, dato che in questa settimana pubblico solo questo. Per cui, mi raccomando, non voglio persone che si lamentano o tantomeno commenti brutti, perché andranno cancellati e andranno eliminati. Non voglio sentire altre cose su cose che... Lasciate stare. Non voglio commenti brutti, mi raccomando, perché sto già male così e è meglio che non mi scrivete cattiverie o cose del genere, come mi è successo nell'ultimo vlog. Per cui, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e voi continuate a finire questo vlog. Chi lo finisce, chi non lo finisce, amen. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, non so quale video. Ciao!